io invece esprimo grossissimi dubbi su questa opera, pur apprezzando il buon lavoro fatto dalla Giunta Comunale già dal 2005, chiedendo anche alcune modifiche al progetto originale con un documento preciso che condivido, perché si pone il problema di come gestire nel migliore dei modi i risultati di una legge dello Stato. Io ho grossi dubbi su questa opera e sulle grandi opere di questo tipo, perché il piano finanziario per la realizzazione dell'opera non è certo e le previsioni di spesa sono assai approssimative. Inoltre i finanziamenti della Comunità Europea non sono ancora stati approvati e i costi della tratta sono a intero carico della finanza pubblica, in quanto l'investimento non viene considerato profittevole e non ha attirato ad oggi grossi capitali privati. La tratta ferroviaria esistente è utilizzata solo al 25% della sua possibilità e con interventi di efficientamento potrebbe ancora aumentare notevolmente la capacità di trasporto merci. L'impatto ambientale sul territorio, sul nostro territorio, è elevato e si protrarrà per parecchio tempo, si parla anche di 15-20 anni, così come l'impatto sulla salute dei cittadini, visto l'aumento del CO2 e delle polveri dei cantieri. E poi io sono profondamente sensibile, come tantissimi altri cittadini, sulle questioni ambientali e c'è attenzione anche alla ricerca di nuovi modelli di sviluppo ecosostenibili. Ed è cresciuta anche la necessità di difendere ciò che si intende bene comune, quale il territorio, la conoscenza, la salute, l'ambiente o l'acqua. E ci sono, a mio avviso, altre grandi opere che hanno bisogno di essere realizzate, come il riassetto idrogeologico del territorio, la messa in sicurezza di molte scuole ed edifici pubblici, rifare anche tutta una serie di ospedali, visto la vetustità dei nostri nosocomi, investimenti nella salute pubblica e nell'istruzione, nell'energia alternativa e nella ricerca delle innovazioni, nuove tecnologie per rendere settori importanti dell'industria maggiormente competitivi. Per cui, per tutta questa serie di motivi, fino a quando non ho chiarezza, io mi astengo sulla mozione presentata da Unità per Novi. Grazie consigliera Malvasi.